dopo partita dalla Resca con Lorenz Kinsler. Lorenz ha avuto una partita molto tattica, molto chiusa, le due squadre non volevano fare errori, purtroppo alla fine è arrivata una sconfitta. Sì, e oggi la intensità era un po' più basso come l'ultima partita. Si vedeva che ogni squadra cercava un po' di non fare errori e alla fine abbiamo fatto noi errore e abbiamo perso. Nel secondo tempo il Ginevra ha spinto molto per cercare il pareggio, alla fine l'ha trovato. Voi avete giocato molto in contropiede, vi siete forse chiusi un po' troppo? Sì, eravamo troppo passivi, cioè dobbiamo usare la nostra forza, la velocità e tirare sulla porta, e stasera non abbiamo fatto poco di queste cose. Nell'overtime avete avuto molte occasioni per segnare, almeno 4-5 limpide, poi sull'unico errore che avete fatto nei supplementari avete preso il gol. Un vero peccato visto come si era messa la situazione, il Ginevra sembrava anche abbastanza stanco, a dire la verità. Sì, ovviamente se facciamo lì il gol sarebbe stato perfetto, e alla fine se non lo fai prendi il gol, però non dobbiamo dimenticare, loro hanno forse preso 5-6 volte, non ho contato, però hanno preso un sacco di volte il palo e lì avevamo fortuna che non hanno fatto un gol. Questa è la tua prima partita dopo l'infortunio, come ti sei sentito e come va il dito? Sì, era bello rientrare, aiutare la squadra, cioè, ovviamente ho fatto un po' fatica all'inizio perché non è facile, però alla fine playoff e non esistono le scuse, devi giocare anche se hai perso una gamba così, era bellissimo tornare in squadra. Martedì avrete già l'occasione di poter recuperare e ritornare in vantaggio. Sì, anche questo, come detto prima, è bello, ai playoff perdi uno, però non è finito. Martedì andiamo avanti, siamo motivati per vincere questa partita.